Con questo video volevo farvi un piccolo aggiornamento su quello che riguarda il faro frontale. Allora, l'anno scorso ho trovato fuori un faro che apparteneva ad un vecchio trattore. L'ho grattato, l'ho sverniciato, praticamente ho tolto tutta la ruggine che c'era con uno spazzolo di metallo e l'ho riadattato. Per poterlo mettere sul mio sposta. Allora, questa è la calotta del faro. Le staffe che lo attaccano alle piastre le ho fatte io con dei pezzi di ferro, e questo è il pezzo davanti del faro. La griglia, allora, il faro originariamente era arancione, l'ho sverniciato e l'ho ripitturato di nero in modo che esteticamente si adattasse alla moto. Il vetro è quello originale. Ho avuto un po' di problemi con la parabola interna perché la parabola originale era tutta mangiata dalla ruggine. Allora ho girato un po' di qua, un po' di là, ho provato ad adattare la parabola del faro originale dello Sportster, però la parabola originale era leggermente più piccola di questa, per cui non riuscivo ad incastrarla sulla guarnizione che vedete che è ancora sporca di arancione. Questa qua ne era ancora sporca di arancione. Questa è la guarnizione originale del faro. E comunque non avevo su il vetro originale, ma avevo il vetro dello Sportster. Per cui ho girato un po', alla fine ho trovato questa parabola qua che mi permette di avere sia il foro per la luce di posizione che la lampadina. Questa parabola l'ho trovata in un negozio qua del mio paese, San Bonifacio, in provincia di Verona, ed è la parabola di un faro di una Vespa Sport, mi sembra, o Cross, adesso non mi ricordo. Comunque, allora, questo era attaccata a questo. Questo è il vetro originale della parabola. Ho ancora un po' di pezzi qua in garage in giro. Questo era il vetro originale della parabola e c'erano queste alette di metallo che si richiudevano sulla parabola e la tenevano ferma al faro. Sono riuscito con una pinzetta ad aprirle e a togliere la parabola interna per poi riadattarla al vetro che c'è già. Come lampadine c'erano queste. C'era questo blocchetto. Allora, la lampadina è a doppio filamento, come potete vedere. Fa sia abbagliante che anabbagliante, e in più ha anche il blocchetto per luce di posizione. Ho viaggiato quasi 4 mesi con questo faro qua. Di giorno nessun tipo di problema, di notte vedevo a 4 metri praticamente. Per cui velocità bassissima e si andava via molto 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 con calma. La parabola originale, eccola qua. La parabola originale era questa, vediamo se riesco a prenderla. Era questa qua. Anche questa l'ho fatta verniciare di nero perché era tutta ruggine, tutta arrugginita. Cosa ho fatto? Ho provato a rivestirla con della carta argentata. Il problema è che non rifletteva assolutamente niente. Ho provato a portarla da un'azienda qui vicino a casa mia che fa cromature. E mi hanno detto che è difficilissimo cromarle perché no, è troppo concava, per cui con le spatole non riesci a passare per lucidarla. Per cui ho lasciato perdere. Ho girato qualche mese e alla fine ho trovato quella parabola lì che ci sta giusta. Cosa ho fatto? Allora, ho riadattato, siccome non illuminava niente, ho riadattato l'attacco del faro originale della sposta. Questo era montato sul faro originale, questo pezzo qua, questa corona, diciamo, su cui va agganciata la lampada. Ho dovuto tagliarlo qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ho dovuto tagliarlo qua per allargarlo perché il foro originale era troppo largo e non riuscivo ad incastrarlo. L'ho tagliato, ho tagliato un po' le alette, le ho ripiegate sulla corona, diciamo che è quella che mi tiene ferma, non so il nome tecnico, io la chiamo così, che è quella che mi tiene ferma, vedete qua,
tagliate e ripiegate in modo da fare gli incastri anche per tenere ferma la lampadina. Il foro per la lampadina di posizione era troppo grande, per cui ho preso questa capocchia che si trova all'interno delle plafoniere porta neo, tipo quella plafoniera lì, si trovano spesso lì all'interno. Io lavoro in una ditta di elettricisti, per cui ne ho finché sono stufo di questi capocchietti qua. Ho messo questo perché ho voluto riadattare la lampadina del faro originale della Sportster, del faro originale Sportster, che è questa qua. Vedete, eccolo qua, adesso si è messo a fuoco. Praticamente questo porta lampadina qua nero con le due alette per attaccarci due fasto, e la lampadina che sì, adesso vedete che è quella arancione perché l'ho recuperata dalle frecce vecchie. Ce ne metterò comunque una bianca. La lampadina l'attacco baionetta con la molla. Allora, ho portato all'interno del faro tre fili. Uno è quello della tensione sotto chiave. Uno è praticamente mi dà corrente solo nel momento in cui io giro la chiave per accendermi gli anabbaglianti. Uno è il filo nero, che ovviamente è il negativo, e ho portato un altro filo che andrò ad attaccare, che sono andato a attaccare al filo dell'abbagliante, e che poi mi tornerà indietro, e mi tornerà indietro, come indietro intendo nel sottosella, e andrò collegato alle spie, e mi servirà per capire quando è attaccato, mi dà praticamente mi accende la posizione del faro abbagliante acceso. Allora, non mi servono altri fili all'interno del faro perché appunto la posizione funziona lo stesso filo praticamente della corrente sotto tensione e della tensione sotto chiave. E lo switch fra abbagliante e non abbagliante andrò a farlo con questo interruttorino a leva che ho messo sul fanale. Qui vedete, ho la capocchia vecchia del faro della Sportster originale che mi andrà posizionato qua sopra, e la metterò qua dentro solo come protezione, diciamo. Non per altri motivi. La lampadina che ho inserito è quella, e adesso faccio con una mano sola, faccio un po' fatica a toglierla. Comunque è quella che avevo su originariamente sullo Sportster, anche questa a doppio filamento, abbagliante anabbagliante. Ecco, monto il faro e rimonto il faro, vi faccio vedere il lavoro finito. Poi, per vedere il faro acceso come verrà fuori, dovrete aspettare un bel po', perché sì, o ci collego la batteria, però non è che ho tanta voglia, ma comunque devo ricollegare tutto l'impianto elettrico. Ecco, spero che anche questo video vi sia piaciuto, spero che mi lascerete qualche commento, metterete il mi piace oppure lo condividerete. Ma l'importante è che mi facciate sapere se vi è piaciuto, se ci sono migliorie che comunque posso apportare al video, e che mi lasciate qualche commento, positivo o negativo che sia, non mi interessa, l'importante è che mi facciate avere un'opinione. Buona serata, buona visione a tutti.